Una mattinata dal valore simbolico a Montebello Vicentino, con l'inaugurazione ufficiale della nuova palestra comunale e della formale istituzione della Cittadella degli Studi, intitolata a Pier Antonio Costa, il console italiano in Ruanda di origine montebellana che salvò circa 2.000 persone durante il genocidio avvenuto nel paese africano e che dall'anno scorso riposa nel cimitero di Montebello. È l'inizio di un altro capitolo nella storia del nostro papà. Diamo l'opportunità a studenti, allievi, di ricevere una dimensione in più in una scuola dove imparano materie tradizionali. Duplice cerimonia presso la Cittadella degli Studi con gli interventi delle autorità, lo scoprimento della stele dedicata a Costa, Cittadella degli Studi che riunisce le strutture dell'asilo nido comunale, della scuola dell'infanzia e della primaria e secondaria, le ultime due fanno parte dell'istituto comprensivo di Montebello, Gambellara e Zermeghedo, e la nuova palestra, realizzata grazie ad un investimento complessivo di 2 milioni di euro, è stata ufficialmente consegnata alla città. Abbiamo fatto questa palestra nuova a servizio della scuola elementare e media durante il mattino e al pomeriggio e alla sera sarà a servizio delle nostre associazioni sportive.